Sportivi, buonasera, benvenuti ancora una volta a Soccer Night, il nostro appuntamento per chi sta a casa. Siamo costretti a rimanere a casa e da casa comunque vogliamo rimanere con voi. Ieri sera abbiamo fatto questo primo step di appuntamenti, continueremo per tutti i giorni nei quali dovremo rimanere forzatamente a casa. Ieri sera con gli amici, con De Paola, con Albertino Urban, con Walter Mirabelli. Questa sera andiamo ancora avanti e continuiamo con questo nostro racconto tra il calcio di oggi, il calcio di ieri, qualche aneddoto, qualche cosa simpaticissima. Cerchiamo di capire se questo calcio riparte, non riparte, come si fa in questo momento a gestire il calcio quando bisogna rimanere lontani dal terreno di gioco, quando non c'è la possibilità di sentire l'erba e quando sai che molto probabilmente se ritorni in campo dovrai giocare in quell'atmosfera neanche ovattata, ma di più, come è capitato a noi che abbiamo raccontato la partita di Venezia e quella di Verona, veramente situazione spettrale. Ma quello ci sembra quasi un fatto normalissimo, perché oggi siamo chiusi a casa e quindi neanche la soddisfazione di vedere i giocatori in televisione. Ma noi i giocatori ve li portiamo a casa e cominciamo con tre grandi personaggi che hanno fatto la storia del Cosenza Calcio. Luciano De Paola è l'uomo rude, quello che dice le cose che gli altri non vogliono dire. Anche ieri sera è andato a gamba tesa su alcune situazioni particolari che hanno un po' scosso il tifoso del Cosenza, gli hanno fatto ritrovare probabilmente la voglia di combattere. E poi abbiamo Cristiano Lucarelli, beh, il nostro compagno, e quando diciamo compagno. E poi abbiamo Enrico Buonocore, l'uomo che a Cosenza ha fatto impazzire la piazza, ha fatto vedere dei colpi alla Maradona. Buonasera a tutti e tre. Buonasera. Buonasera. Luciano, allora, che cosa hai combinato ieri sera? Hai avuto riscontri? Sì, no, ho rivisto la trasmissione, perché poi dopo, sai, quando la fai così non ti rendi conto. Però devo dirti che è stata una bella trasmissione con gente competente che ha conoscenza della materia calcio. Abbiamo fatto un dibattito su tutto, dal coronavirus al calcio del Cosenza, ma anche al calcio nazionale a livello di Serie A, Serie B. Quindi è stata veramente una bella trasmissione. Buonasera al mister Lucarelli. Barba lunga, perché rimaniamo a casa. Dove sei, Cristiano? A Livorno. Ah, quindi praticamente sei tornato a casa. Sì, abbiamo fatto l'ultima partita a Bisceglie, poi da Bisceglie ho dato rompete le dighe in attesa di capire quello che succedeva, e poi durante la partita di da quel giorno lì. Bene, invece andiamo da Enrico. Enrico, tu dove sei? A Ischia? No, io a Ravenna, Marina di Ravenna. Ah, te ne sei salito anche tu a Ravenna? Sì, beh, allora... vivo qua, quindi sono arrivato. Allora, cominciamo con il calcio di oggi, perché poi magari andiamo al calcio di ieri. La prima argomentazione per tutti e tre è la notizia che è venuta fuori sui giornali. Il coronavirus ci blocca e si cercano delle soluzioni. La prima è quella di tagliare gli stipendi ai calciatori. Come avete visto questa situazione, Luciano? Ne parlavamo anche ieri di questa situazione. Io penso che sia giusto, perché questa pandemia, oltre a non far giocare a calcio, anche a livello economico porterà dei grandi cambiamenti, e quindi è anche giusto che se un giocatore non si allena e non fa le gare la domenica, è giusto che magari si tagli lo stipendio. Devo dire che chapeau ai giocatori della Juve, perché hanno cominciato loro, e io penso che adesso piano piano a cascata arriverà
sicuramente in altre squadre. È normale che le squadre di Lega Pro e di Serie D, magari gli stipendi non sono così alti, magari bisognerebbe vedere di fare qualcosa di diverso. Cristiano, la situazione in Serie C è sicuramente difficilissima, perché noi siamo andati a vedere gli stipendi che sono stati toccati ai giocatori di Serie A, però lì è facile fare un discorso del genere, molto più difficile farlo in realtà della Serie C, dove tu stai continuando a lottare da grande leone, perché onestamente lavorare a Catania in questo momento e lavorare a Messina prima non è un gioco da ragazzi. No, infatti d'accordo con lui. Che guadagna 2, 3, 5, 20, 30 milioni di euro l'anno, togliersi gli ultimi 4 beh, ma per calciatori di Lega Pro che guadagnano euro lo potrebbe diventare, lì probabilmente andrà a fare qualcosa di diverso, e considerando che noi a Catania l'abbiamo già fatta, perché l'ultima scadenza non è stata corrisposta ai mesi di gennaio e di febbraio, noi per fare una battuta l'avevamo già iniziata, le rinunce avevamo fatto da farle. Lo sai che noi ti abbiamo chiamato chiaramente per parlare di calcio, di quello attuale, magari anche del tuo Catania e di quant'altro, però abbiamo il nostro Deus ex machina che si chiama Luciano De Paola, che come si suol dire, un po' per dirla alla napoletana, no? Come direbbe Buonocore, ti vuole un po' sfriculiare su quello che è stato il tuo e il nostro passato con la maglia del Cosenza. Non so a che cosa si riferisce, Luciano. No, Cristiano, devo dirti che ha avuto una grande fortuna di stare in camera con me per un anno e là... Insieme ha imparato tutti i segreti del vecchietto, come ci si doveva comportare in campo e fuori dal campo. No, a parte questo, devo dirti che come è arrivato a Cosenza ho visto un giocatore importante, di grande qualità, molto forte fisicamente, e poi alla fine è partito da Cosenza per poi fare questa grande carriera. È normale che noi un po' del nostro gli abbiamo dato, perché era una squadra un po' vecchia, con gente di personalità, e dove lui sicuramente ha rubato parecchio. Tu ieri praticamente sai che cosa hai fatto, Luciano? Hai raccontato qualche aneddoto. I tuoi poi, tra l'altro, dobbiamo svelarla tutto l'aneddoto, no? Perché ho ricevuto tante telefonate questa mattina, qualcuno mi ha detto che dell'avventura del Pullman l'hai raccontata a metà, l'hai un po' edulcorata, no? Ma invece Cristiano, che cosa ha fatto di folle quando stava con la maglia del Cosenza, se ti ricordi qualcosa, e poi vediamo se lui ci dà conferma. No, Cristiano era un folle giovane, però io non ricordo molte cose e quindi preferisco che li racconta lui che piuttosto che raccontarli io. Cristiano, che cosa hai combinato in maglia rosso-blu? No, guarda, faceva talmente tanto casino Luciano che per noi rimaneva veramente le briciole, però io spesso e volentieri racconto che sono state due persone che nella mia carriera mi hanno aiutato tanto, mi hanno insegnato. Uno è proprio Luciano De Paola, e lo dico sempre quando magari mi viene chiesto di raccontare un po' i miei trascorsi, no? Io dico sempre: cos'è che è stata crocevia della mia carriera, e devo ringraziare due persone. Il primo è Luciano De Paola, perché mi ha insegnato caratterialmente tanto, cioè è riuscito, diciamo, a tirar fuori quelle caratteristiche di carisma, di leader che io, pur essendo 1,88 m e 90 kg, non ero ancora riuscito a tirare fuori. Lui dal punto di vista lì è stato un maestro, dal punto di vista caratteriale mi ha insegnato a vivere questo mestiere di prepotenza, e me lo sono ritrovato nell'arco della mia carriera. L'altro maestro è stato Gigi Marulla,
perché mi ha insegnato tante cose dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del ruolo. E devo dire che io a queste due persone devo molto di quello che è stato il mio successo come calciatore. Enrico purtroppo se n'è andato subito. Io sono arrivato a Cosenza e speravo di poter giocare con lui, perché sicuramente mi avrebbe messo nelle condizioni di fare tanti gol, ma se n'è andato subito e quindi siamo stati insieme solo pochi mesi. Eravamo un gruppo fantastico. Ho dei ricordi bellissimi di proprio come si viveva quel gruppo lì, no? E mi ricordo benissimo di una trasferta che facemmo in aereo partendo dalla Lamezia, non mi ricordo dove stavamo andando, forse a Verona, mi sembra. E c'era Pasquale Apa, che era il viaggio che faceva con l'aereo, no? E per l'appunto in quella settimana lì è stato dal dentista e gli avevano messo un provvisorio in bocca. E praticamente mi ricordo che avevo i rolli dei bagagli con Aldo Ponza e Luciano De Paola, che ogni volta che lui passava dentro questo metal detector mi mettevano un tempino per far suonare l'allarme del metal detector, no? Praticamente APA fece i controlli in mutande, perché li fecero togliere di tutto, ogni volta che passava, li facevano suonare volontariamente l'allarme. E poi, non contenti, quando salimmo sull'aereo, che arrivò l'hostess dell'Alitalia, che serviva da bere a tutti, gli fecero credere di dover essere lui ad offrire da bere per tutti, perché era il primo viaggio che faceva sull'aereo. E alla fine, quando questo hostess dette praticamente da bere e da mangiare a tutti, Pasquale Apa prese il portafoglio, si alzò in piedi e gli chiese quanto spendeva. Ci fu tutto l'aereo che cominciò a morire dalle risate. Una cosa che racchiude un po' quello che era il gruppo in quell'anno lì. Cioè, ogni trasferta diventava veramente, a parte un'odissea, però la passavamo bene perché facevamo un sacco di puntate e siamo stati veramente bene. Infatti, se vi ricordate, un gruppo costruito praticamente a 0 euro, a 0 lire, anzi, siamo rimasti in corso per vincere il campionato fino a 5-6 giornate dalla fine, con corazzate di tutto rispetto, con la quale ci siamo sempre giocati le partite alla pari. Però rispetto agli altri avevamo un gruppo eccezionale, avevamo veramente piacere di stare insieme, perché poi anche durante gli allenamenti, io non ricordo, non conto le volte che Luciano ha o tagliato i calzini o messo dei raudi nelle scarpe degli altri compagni di squadra. Insomma, ne succedevano veramente di tutti i colori in quello spogliatoio lì. Te sapevi quando arrivavi, ma non sapevi a che ore e come andare via. Insomma, Sai che ho eravate un gruppo di folli, però poi alla fine arrivavano i risultati. Luciano, ma in mezzo a tutta questa storia c'eri sempre tu. diciamo che là c'eravamo io e Gigi, che eravamo quelli più, però è normale che poi, sai, ero il giocatore, diciamo, più vecchio, no? Più esperto e magari anche più giocorellone, nel senso che mi piaceva fare queste cose per tenere sul gruppo. Questo di Pasquale Apa non lo ricordavo, però Cristiana me l'ha ricordato adesso. Veramente, no? Incredibile, mi viene da ridere da poco. No. Insomma, Ma comunque sono dei bei momenti che poi restano. E chiaramente, Cristiano, queste cose qua non le trovi più negli spogliatoi di oggi, dove molto spesso si mettono insieme e guardano il telefonino, cioè ognuno se ne va per i fatti suoi. È difficile ricreare in questo nuovo mondo quello che è quel gruppo e quella naturalezza che c'era una volta. sì, è cambiato tutto. Io lo vedo anche noi quando facciamo viaggi in pullman per andare in trasferta, facciamo 7-8 ore di pullman e magari qualche
allenatore c'ha il compagno accanto, la prima parola gliela rivolge quando si scende dal pullman che arriviamo in albergo. Dire che quello che hai detto te è una cosa giusta. Oggi non, c'è, non ci si relaziona più in quella maniera e bisogna adattarsi noi, perché tornare indietro diventa difficile. Ogni annata ci sono, il mondo va avanti, quindi trovi giocatori diversi con mentalità diverse, proprio perché la vita va avanti. E guarda, io ti faccio vedere una cosa adesso, Cristiano, ma sicuramente tu l'avrai vista tante e tante volte, però i nostri amici che ci seguono e che in questo momento hanno eventualmente staccato un po' la spina da quella che è la pesantezza dei telegiornali del coronavirus e ci chiedono di vedere le belle cose, questi racconti, questo modo spassionato che era il Cosenza Calcio. Guarda queste immagini, qui c'è un Cosenza Regina, forse questo è un gol di Tatti, dopo arriverà il gol di Cristiano Lucarelli, forse questo è stato il momento che ti ha consacrato per sempre con la maglia rosso-blu. Sì, perché mi ricordo quella partita, se non sbaglio era in diretta su Telepiù, era un anticipo del sabato, se non... Sì, era la prima partita che raccontava tra l'altro Federico Bria su Telepiù. Era una delle prime dirette sui canali per Pay-Per-View quando cominciava la prima diretta televisiva, era un anticipo, sì, di sabato sera. No, ma l'ho detto, noi quell'anno eravamo un gruppo straordinario, ma veramente ne potremmo raccontare mille di quello che avevamo quell'anno. E poi tornando a quello di prima, per esempio anche i vecchi, tra virgolette, di oggi sono diversi di quelli di allora, no? Cioè, a quei tempi di De Paola, di Zunico, di Marulla, li sentivi all'infogliatoio, cioè sentivi il loro peso, la loro presenza, il loro modo di gestire il gruppo. Oggi anche i vecchi non hanno più quel carisma, quel carattere di essere da guida e responsabile di tutti come succedeva anni fa. Ora è completamente diverso. A volte ne parlo anche con mio fratello, perché anche lui, come me, è stato uno degli ultimi tra virgolette uomini carismatici che riuscivano a portare avanti un gruppo. Sì, anche per i vecchi diventa difficile, no? Poi c'era un rispetto vero per i vecchi, nel senso che bastava anche uno sguardo durante una partitella, durante un allenamento. Ora è cambiato tutto, però ripeto, il bello di quell'annata lì è che ci davano tutti praticamente come tra le spade possibili che dovevano lottare per non succedere, e in realtà siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario per tre quarti di giornata. Vorrei introdurre a questo punto il nostro Enrico Buonocore, che è stato buono fino a questo momento, non l'abbiamo praticamente fatto parlare, però non perché l'abbiamo messo da parte, ma perché vogliamo introdurlo con un gol, con una rete e con un mio racconto, perché poi alla fine la vita di un giornalista, la vita di un campione si sposano quando vai a raccontare quello che fa questo calciatore. Non è una partita del Cosenza, abbiamo problemi anche per riversare, perché ormai il mondo corre in fretta, quindi abbiamo le vecchie videocassette, bisogna recuperare qualcosa. Però un qualcosa l'ho trovato di un momento storico, era un Messina-Palermo. Io ero il cronista ufficiale del Palermo, quindi avrei dovuto fare una partita, diciamo, un po' più dalla parte rosa-nero. Invece guardate che cosa è successo quel giorno allo Stadio Celeste. E gli chiude la strada, ma vince il contrasto Gutierrez, una finta, Buonocore, palla sul sinistro, recupera posizione Buonocore, ancora via Buonocore, ha la palla per la finta, Enrico Buonocore, Buonocore, gol! Enrico Buonocore, 2-0 per il Messina, ha fatto un'azione incredibile, Enrico Buonocore si è bevuto tutta la difesa con una serie di finte che veramente danno il là a questa partita. Gutierrez una finta, poi palla per Enrico Buonocore alla brasiliana, è andato praticamente via come un fuscello in mezzo alla difesa avversaria,
che è rimasta in bambola e incantata, vedete, dalle finte di questo ragazzo di Ischia che si è infilato in area di rigore. Né Montalbano, né Chionna, né il portiere sicignano possono nulla su Enrico Buonocore, che vola a segnare il gol del 2-0. Rivediamo ancora funambolico gol realizzato da Enrico Buonocore. Tutto questo al... Luciano, era bravino questo ragazzo? Tanta roba, eh? Tanta roba. Io sono stato uno, come con Cristiano, anche con Enrico, è stato un giocatore che ho preso sotto la mia ala, perché all'inizio non giocava. Quindi con Zaccheroni lui giocava 4-4-2, e la prima partita che perdemmo in casa, la seconda pareggiamo a Piacenza, la terza partita giocavamo con l'Udinese e io gli dissi a Buonocore che lui domenica avrebbe giocato. E allora abbiamo fatto l'allenamento mercoledì, giovedì, venerdì, e lui Zaccheroni dava le casacche, ma Enrico lo teneva sempre fuori. Però gli ho detto: tu allenati bene che domenica giochi. Intanto questa situazione qua, sabato, il mercoledì io parlai con il mister e gli dissi: guardi che noi con due mediani in mezzo al campo come io e Domonza facciamo fatica a giocare, perché davanti avevamo Marco Negri, Marulla e Palmieri, giocatori di grande qualità, e quindi noi avevamo due piedi non qualitativamente buoni, eravamo due buoni faticatori. Quindi gli dissi che secondo me in quella squadra Buonocore doveva. Lui mi guardò, rimasi un po' perplesso. La domenica con l'Udinese giocò Buonocore e mi sa che vincemmo anche 1-0, se non sbaglio, Henry. Sì, lo volevo chiedere ad Enrico, però mi pare che si sia un po' bloccato. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Enrico, ci senti? Abbiamo perso Enrico, adesso comunque cerchiamo di recuperarlo. No, però devo dire, mentre recuperiamo Enrico, dico questa cosa. Come nelle prime due partite, anche la Coppa Italia, Enrico non aveva giocato mai. Poi quello che diceva prima Cristiano è una cosa giusta, no? Perché diceva che i vecchi avevano un certo peso, sia negli spogliatoi ma anche nel rapporto con l'allenatore, capisci? Perché se c'era qualcosa in campo che non andava, noi avevamo la personalità e la forza di parlare col mister e fargli capire che magari quella era una situazione che non poteva andare in quella situazione. Infatti poi entrò Buonocore e il Cosenza da allora fece veramente delle grandissime cose, perché poi Enrico si è presentato con quel gol là, insomma. Cioè, il giocatore era quello. Benissimo, allora, visto che in questo momento non abbiamo Enrico e lo vorremmo riavere con noi, perché è chiaro che vogliamo sentirlo, io vi porto un po' indietro nel tempo e lo faccio anche a beneficio di coloro che ci guardano da casa. Vediamo un attimo di ritornare da Lucarelli, perché di te, Cristiano, abbiamo parlato anche con il personaggio che adesso ti faccio vedere. È un ex giocatore del Cosenza, un grandissimo bomber che abita a Livorno insieme a te, nella tua città. Parlo di Agide Lenzi, è un signore che di gol con la maglia del Cosenza ne ha fatti veramente tantissimi. È ultra ottantenne, sono andato a casa sua, sono andato a sentire un po' le sue parole. Eccolo qua. La Serie B era più dura, purtroppo. Comunque, mi difendevo anche allora. Arrivavi dal Cilio e mi dicono che il Cosenza ti prese perché tu arrivasti a Cosenza facendo una partita con il Kral Cilio, sì, e facendo impazzire i difensori del Cosenza, che ti strapparono la maglia. È vero. Ma non era solo a Cosenza, io dove andavo cercavo sempre il gol e mi davo da fare sempre. E a Cosenza mi ricordo fu una partita tutta particolare. Perdemmo naturalmente, che Cosenza era meglio, però insomma. Feci una buona impressione, a quanto pare, perché poi mi acquistarono. Bello.
in uno stadio tutto particolare, che era il Vecchio Morrone. Il Vecchio Morrone, quello era chiamata la Fossa dei Lupi. Chi ricordi di quel campo? Perché c'era forse un personaggio particolare. C'era il custode dello stadio, te lo ricordi? Dio buono! Ora non mi viene in mente, ho capito che le dice lei. Se mi dice il nome... Lo chiamavano a Cosenza Mastro Peppe. Mastro Peppe, lì. Mastro Peppe. E poi c'era il secondo allenatore del Morgine. Il grande Ciccio. Il grande Ciccio, brava persona. Che... Cosenza, a me i tifosi mi hanno sempre voluto bene. Sicché mi invitavano a dare ancora di più di quello che davo per accontentarli. Fecero dei litigi col presidente quando io dovevo essere acquistato dall'Inter, che andai anche 10 giorni là con la squadra dell'Inter, no? Mi voleva acquistare l'Inter, però i tifosi invitarono il presidente Lecce, c'era il presidente Lecce, a non vendermi, e se no gli avrebbero dato fuoco al pastificio. Avete capito che cosa accadeva? Avrebbero dato fuoco al pastificio del presidente. È tornato Enrico Buonocore. Enrico, allora hai visto quel gol? Che ricordo hai di quella storia? E tra l'altro ne hai fatto bellissimi anche con la maglia del Cosenza. A te la palla. Vabbè, sì, ma il derby con Palermo, quindi è rimasto... Ancora adesso ne parlo, è stato un bel gol, ne ho fatti tanti anche a Cosenza belli, anche perché noi quell'anno lì, io ho fatto 1 anno e mezzo, il primo anno non ricordo ancora, per me è sempre molto bello perché ci hanno tolto 9 punti, ci siamo salvati a una partita alla 37esima di campionato contro l'Atalanta, quindi è stato un anno bellissimo e tanti ricordi belli, con gol molto belli, ho fatto 5 gol su punizione, ricordo. Però Zaccheroni non ti voleva far giocare. Sì, beh, ho avuto i primi 2 mesi sono stati difficili. Poi grazie a Luciano, c'è stato lui. e quindi dopo le cose sono andate bene. Ma io ho ricordo molto bello, i miei compagni specialmente, la gente mi voleva bene. No? Avevamo una squadra molto forte, veramente forte. Primo anno avevamo Marco Negri, Palmieri, Marulla davanti. Era una squadra forte. Che senza i 9 punti sarebbe andato in Serie A. E mi ricordo un gol bellissimo invece che hai segnato a Venezia. Te lo ricordi quel gol di Venezia? Eh sì, mi ricordo perché sono arrivato davanti alla porta io e Mazzantini, l'ho dribblato 2 volte, potevo tirare che facevo gol, invece l'ho dribblato di nuovo. E dopo correvo perché mi dicevano, io... Mazzantini non era molto normale e avevo paura che lui mi corresse dietro perché mi voleva menare, quindi ho cominciato a correre, ha paura che Mazzantini mi corresse e tu pensa dietro. Io pensavo che tu correvi perché eri felice che avevi fatto gol, ma la verità era quella. Sì. Comunque volevo intervenire per dire questo, no? siamo davanti a 2 giocatori veramente, giocatori giovani. Io ho avuto la fortuna di vivere tutti e 2 in maniera forte, no? Nel senso che con Cristiano siamo in camera insieme,
con Enrico era il mio prediletto, perché sai, per un centrocampista che gioca davanti alla difesa, avere un giocatore come Enrico, che sai che quando gli dai la palla è come se la mettessi in banca, e quindi era tutto, per me era normale, no? Anche la forzatura che io feci con Zaccheroni non era una forzatura perché io volevo fare qualcosa di diverso rispetto agli altri, e fargli capire che quel tipo di giocatori, di giocatore, per un attaccante come Marulla, Marco Negri e Palmieri, voleva dire il pane. Cristiano ha detto una cosa importante, no, all'inizio, quando ha detto mi dispiace che Enrico sia andato via perché anziché di fare 15 gol ne avrei fatti 25. E io sono d'accordo con lui, perché sicuramente quell'anno con Enrico dietro da trequartista, lui, Marulla, Tatti avrebbero fatto una valanga di gol. Qualche rammarico, Enrico, per aver lasciato Cosenza? Sì. Ah, e adesso, ma sono passati tanti anni, io dopo ci ho pensato sempre, io ho fatto una scelta sbagliata, perché poi dopo sono tornato in Serie C, dopo l'anno prima avevo fatto 9 gol in Serie B, quindi per me ho fatto una scelta familiare, ma nel calcio non puoi fare una scelta familiare, perché è uno che fa è un lavoro, quindi... Il meglio per me in quel momento lì era rimanere a Cosenza. Ho sbagliato, dopo ma me ne sono accorto dopo poco, però purtroppo le cose sono andate così, no? Anche con Cristiano. Cristiano, mi ricordo quando è arrivato, veniva dalla primavera del Perugia, l'ho visto giocare la prima volta, impressionante. È un ragazzo che viene dalla primavera... settore giovane della primavera di una squadra e venire a giocare a Cosenza non era facile giocarci, ci voleva grande personalità e lo dimostrò subito, no? Quindi si vedeva che lui avrebbe fatto una carriera che poi come ha fatto, insomma, grande carriera, un ragazzo che viene a 19 anni, viene a Cosenza fa 15 gol. L'anno prima avevamo il centravanti, quasi il capocannoniere, ma Marco Negri aveva fatto 23 gol, 24 gol, non era facile sostituirlo, lui a 19 anni lo sostituì benissimo, dopo ha fatto una grande carriera, ha meritato tutto quello che ha avuto. Ma una marachella che hai combinato tu, perché quella di Lucarelli l'abbiamo scoperta, no? Vabbè, Luciano non fa testo, lui è fuori gioco. Vai. Però qualcosa anche tu hai combinato a Cosenza. Ma io tante cose ho combinato, adesso non mi ricordo. Le cose che mi posso ricordare è che quando andavamo in trasferta non potevi lasciare la stanza aperta, perché se tu lasciavi la stanza, dico in un albergo, andavamo in un albergo e dovevi chiudere la camera, perché se la lasciavi aperta, tornavi in camera dopo un'ora, la trovavi... sotto sopra, arrivava i letti dalla stanza. Era una squadra così particolare. Mi ricordo una volta stavamo a Cesenatico e tutta la squadra è andata in un pub a cantare, e io eravamo rimasti in albergo, io Ziliani, un altro paio di giocatori ragazzi. È arrivato Zaccheroni, che era andato a vedere una partita. Io ho chiamato Luciano, gli ho detto: Luciano, guarda che è arrivato Zaccheroni, incazzato, tornato. Era tardi, era tipo mezzanotte. E allora lui è tornato alla squadra. Zaccheroni ci ha chiamato tutti, ci ha detto: Io se perdiamo domenica, la colpa non me la prendo io. È uscito Zunico dalla camera che dormiva. Gli ha detto di tutto. Adesso non lo so se Luciano si ricorda questa cosa. È stata una roba imbarazzante, perché gli ha detto di tutto. Cioè, io mi sono imbarazzato. Ti ricordi? Questa è quella. Sì, ma la ricordo, noi eravamo andati via col pullman. Sì. Eravamo andati via col pullman in giro per la via Emilia, no? E poi siamo rientrati a mezzanotte e c'era Zaccheroni, quando Zunico era rimasto in camera e dormiva, quando ha sentito che Zaccheroni si arrabbiava è uscito fuori e gliene ha detto: ma Zunico non c'entrava
Zurigo non c'entrava niente. No, non c'entrava niente, ma perché l'ha svegliato, no? L'ha svegliato e lui è uscito. Questi casini ha sentito già Miss Zaccherone, cominciato a dire: ma tu che fai? Ha detto, tipo, ti hanno fatto allenatore pure a te, mo parlo pure tu. Roba così, capito? Era una banda. Una banda. Cristiano, no, ti sei perso qualche passaggio, volevi esserci anche tu. No, ma ti ricordi? Ma Cristiano queste cose le ha passate anche lui. Sì, sì, erano all'ordine del giorno. A me mi viene da ridere perché quando pensavo a quello che ti dicevo di non lasciare mai la camera con le chiavi attaccate, perché arrivavano delle pitte stranissime, nel senso che vabbè, tanto è in prescrizione, dai, si può dire. Facevano scherzo Luciano, prima, perché spesso volentieri ci veniva fame il sabato sera al ritiro, ci veniva fame, no? Perché si cenava presto, alle 7:30, poi verso le 10:30 ci riunivamo nelle camere, si rideva, si scherzava, si giocava, e poi verso le 10:30, le 11 ci prendeva sempre più fame. Allora era l'abitudine di chiamare, di far arrivare le pizze in camera con i cartoni, no? I cartoni poi di pizza. E Luciano, dopo la pizza, riveniva sempre delle strane esigenze, no? Quindi praticamente, invece di andare in bagno, utilizzava questi cartoni che portavano le pizze, le copriva e poi le metteva dentro i letti dei giocatori che erano fuori, che appena tornavano, immaginate te cosa trovavano dentro la stanza per letto. Vabbè, ritorniamo seri. Abbiamo fatto gruppo per lui. Ritorniamo seri. Cristiano, ma che facciamo? Ritorniamo a giocare o rimaniamo a Livorno? Che dici? Ma io spero che si ritorni a giocare il prima possibile, soprattutto per dare anche... Calcio è stato uno sport sociale, no? Quindi io credo che in questo momento la gente avrebbe bisogno anche di vedersi una bella partita in diretta, anche in televisione. Chiaro, bisognerebbe trovare il modo per farlo in massima sicurezza, però io penso che sarebbe un primo passo per riprendere una vita normale e ripeto, con il servizio sociale che ha sempre fatto il calcio, sarebbe bello che, così come fanno gli infermieri, così come fanno i dottori, così come fanno i camionisti, come fanno i dipendenti dei supermercati, anche noi nel nostro piccolo potessimo fare, ripeto, in condizioni di massima sicurezza e di tutela della salute, però di rientrare magari televisivamente nelle case delle persone per aiutarli a ritornare alla normalità. Quindi non vedi di buon occhio questo discorso che bisogna fermare i campionati, cioè fermarli oppure fare una serie A allargata, una serie B allargata, una serie C a 40 squadre, insomma ne stiamo ascoltando e sentendo veramente di ogni, però forse è meglio ritornare a giocare per un calciatore, per un allenatore. Sì, io penso che questa stagione in un modo o in un'altra vada finita, anche perché altrimenti la prossima, tra ricorsi, tra tribunali, tra danneggiato, l'altro di qui, l'altro di là, squadre, abbiamo già vissuto un campionato a 24 squadre di Serie B una volta, insomma, io credo che la priorità è finire questi campionati, anche se si dovesse ricominciare a giocare a luglio-agosto si finisce e poi a settembre si parte con quello nuovo, vorrà dire che faremo meno vacanze, però almeno si mantiene un minimo di regolarità. Andare oggi a dire non retrocede nessuno, non passa nessuno, cioè diventa complicato. Ripeto, la priorità è questo campionato, quanto sarà possibile, ma finire questo campionato. E ti faccio una domanda, ma hai mai detto, ma chi me l'ha fatto fare ad andare sulla panchina del Catania? Ma io sono uno, te lo sai, che ho sempre dato il massimo sia da calciatore che da allenatore,
in tutte le città dove ho avuto la fortuna di rappresentarle con la maglia addosso, quindi io sapevo delle difficoltà del Catania, però come 2 anni fa c'ero stato e avevamo fatto comunque un bel lavoro che non si è culminato con la promozione per una partita stregata con col Siena, che poi almeno ne ha beneficiato Cosenza, visto che anche Cosenza è un'altra delle squadre a cui sono più legato. In quel momento lì, Giuseppe, mi sembrava una richiesta d'aiuto di un amico e ho accettato perché comunque mi sembrava di farlo. Sicuramente non alleno per i soldi, alleno per passione, e in quel momento lì non mi sono sentito di dire no. E fortunatamente devo dire, al di là del problema dell'ultima scadenza che non è stata rispettata, ma per me, per fortuna, grazie al calcio non è un problema, no? A me non mi cambia molto. A qualche giocatore magari sì, perché magari oggi gli stipendi di quei campionati sono quelli che sono, però io ripeto, in quel momento lì non mi sono sentito di voltare le spalle, ho accettato benissimo quali erano le difficoltà, sapendo benissimo che ci sarebbe stato da affrontare tantissimi problemi, però così come l'avevo vissuta a Messina non mi sono sentito di dire di no al Catania, dove è stato. Quindi, anzi, paradossalmente, nel momento in cui abbiamo dovuto vendere tutti i calciatori, regalare tutti i calciatori che avevano stipendi importanti, paradossalmente siamo riusciti ad ottenere anche risultati migliori. Quindi dispiace anche un po' per quello, perché venivamo da 6 vittorie consecutive e probabilmente si ferma nel campionato nel momento meno opportuno per noi. Cristiano, prima o poi le strade tue e quelle del Cosenza si potranno rincontrare, potrebbe essere un sogno. Ma siamo andati 2 anni fa, ci siamo sfiorati, è stata la messa a termine dal presidente e solo che avevo già speso una parola qualche giorno prima e non me la sentivo di rimangiarmela, però finché era, ecco, il presidente, ci eravamo visti un paio di anni fa e con un altro paio di allenatori, poi entrambi hanno fatto scelte diverse, però sicuramente un giorno tornerò da allenatore. Benissimo. Luciano, allora, tu sul discorso di riprendere il campionato ti sei già espresso ieri, anche tu mi pare che sei sulla linea di dover ridare gioia agli stadi e quindi ritornare a giocare. Sì, quello che ha detto Cristiano lo sposo in pieno, nel senso che secondo me è normale che prima viene la salute, però è anche giusto riuscire a ritornare a giocare, perché tornare a giocare vuol dire che la gente esce di casa, torna allo stadio, quindi vuol dire che il coronavirus è stato sconfitto. E quindi io spero, io voglio essere ottimista, perché nella vita sono stato sempre uno, ho visto il bicchiere sempre mezzo pieno, e spero che questa situazione soprattutto dico soprattutto che la maggior parte dei contagi e la maggior parte dei morti sono in Lombardia, sono le 3 città più colpite in assoluto, sono Brescia, Bergamo e Piacenza. E poi è normale che ci sono anche dei casi importanti in Piemonte, Liguria, quindi se, come dicevo ieri, secondo me bisogna ragionare a step, aspettare settimana per settimana, e se le cose si abbassano in maniera vertiginosa vuol dire che si può ritornare a vivere, diciamo, che poi dopo alla fine si torna in strada, la gente ha la possibilità di fermarsi, di parlare, di abbracciarsi, perché poi alla fine è una cosa importante. Guarda queste immagini con il grande bomber
ultraottantenne, gli abbiamo portato un regalino in questa sua casa di Livorno, era felice veramente come un bambino, rivedersi con questa maglia e rivedersi la maglia con il nome di Agi De Lenzi, e lui che continuava a raccontarci le storie di quel grande Cosenza, di quella promozione in Serie B. Cioè, chi viene a Cosenza poi alla fine un grande ricordo ce l'ha sempre. Voi siete tre che da Cosenza sono passati e che, giusto come diceva anche Cristiano, avrebbero il piacere di ritornarci durante il prossimo futuro. Sicuramente sì. Sicuramente sì, il tuo, e vediamo, voglio il sicuramente sì anche dagli altri due. Vabbè, io magari si potrebbe fare, cioè, avere un'opportunità o con Luciano di poter andare Cosenza. Cosenza grande piazza, basta poco, però dopo in tutte le cose bisogna strutturarsi bene come società, come, perché adesso è fondamentale nel calcio, no? Se non è una società, prima cosa, tanto vincere campionati o fare dei grandi campionati, devi avere una grande società. Non è come 15-20 anni fa, c'erano dei grandi giocatori anche a livello di Serie B, Serie C. Adesso non è più così. Quindi se non sei strutturato come società forte, non riesci a fare delle buone cose. Bene. Quindi magari. Abbiamo passato la nostra serata insieme. Io vi ringrazio. Ringrazio Luciano De Paola. Ci risentiamo con Luciano anche domani. Perché ciao, abbiamo, buonasera. Abbiamo anche altri ospiti. E non so come ringraziare. Non so come ringraziare Cristiano Lucarelli, che è stato con noi, il suo telefono squilla in continuazione, però lui si è blindato per questa mezz'oretta e più, e ti ringrazio Cristiano, perché spero che con il tuo Catania, se il campionato riprende, potrai fare quel miracolo che ha fatto il Cosenza nello scorso campionato. Riguardati quelle cassette con il Cosenza che vinceva il campionato, e magari ti può portare un po' di fortuna, no? Essere brillante e meno sfortunato, come è capitato quando è stato sbagliato il calcio di rigore contro il Siena. Un saluto anche ad Enrico Buonocore, dalla sua Ravenna. Io vi saluto, chiaramente ritorno con i nostri amici. Appuntamento a domani sera, sempre alle ore 21, sempre su Telea 57, sempre con Soccer Night. Un saluto a tutti e chi ci segue in replica, ha il nostro più cordiale buonanotte.